Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qua ragazzi, ritornati in compagnia del nostro Mino sulla poltroncina degli acquisti per il nostro classico appuntamento del venerdì. E oggi siamo qui ritornati perché andremo ad acquistare un'auto. Ebbene, se la scorsa settimana ci siamo sbizzarriti con l'auto di cartone, oggi ritorniamo un pochettino su quelle auto classiche, ok? Perché di fatti oggi andremo a comprare la Enus Coniuscenti Cabrio, ragazzi, che dovrebbe essere un'auto molto interessante in realtà. Costa anche poco, dovrebbe classificarsi come una sportiva, quindi sì, perché non andarla a modificare? Andiamo a leggere immediatamente la descrizione di questo veicolo. La Cog Cabrio è la macchina di lusso top della gamma che unisce eleganza e prestazioni. Un'auto che dice: sono ricco, ma ho anche un po' di gusto. Un'auto che afferma: non ho paura di trasferire 185.000 dollari a uno sconosciuto attraverso una connessione internet non sicura. Un'auto che proclama: non mi hai mai accettato, papà. E guardami adesso. Perfetto, praticamente te la devi sentire tutta a bordo di quest'auto. Dai, andiamo ad acquistarla e ce la facciamo mandare al garage, che ovviamente è pieno. Da qualche parte l'abbiamo pur mandata, non so dove la andremo a ritrovare in mezzo alle nostre 1500 proprietà, ma va bene. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video di questo tipo dove andiamo ad acquistare e modificare veicoli di GTA online. Ma soprattutto vi ricordo di controllare che like sia andato, mi raccomando cliccatelo per benino finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come ammazzi su tutti i vostri social e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. E quindi bene, al di là del fatto che qui ci sia una pioggia assurda, mentre io vado alla ricerca della mia nuova auto, vi lascio con la pubblicità. Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Ebbene ragazzi, ed eccoci qui con la nostra Enus Coniuscenti Cabrio, che l'ho ritrovata all'interno dell'Eclipse Tower praticamente. Fortunatamente l'ho ritrovata qui. Beh, allora è un'auto abbastanza particolare. A me sinceramente non ti spiace. E i sedili anteriori tirati troppo indietro. Cioè dietro praticamente, a meno che non hai le ginocchia, non puoi utilizzare appunto i sedili posteriori. Cioè non c'è spazio. Oppure ti metti a gambe incrociate a mo' di Buddha e siamo a posto. Quindi saliamo a bordo e ascoltiamo il sound. Ci sta, non male, andiamo a modificarlo. Ebbene ragazzi, ed eccoci qui all'interno della nostra officina. Andiamo immediatamente a modificare quest'auto. Partiamo subito dai freni, che li mettiamo al massimo. E poi passiamo ai motori, che anche questi vanno messi al massimo. Clacson direi di lasciare quello che già c'è. Luci, fari all'oxeno, kit neon, schema neon al massimo, poi scegliamo il colore. Anche se è un'auto abbastanza elegante, proverei quasi quasi a farla senza neon, però i neon li mettiamo ovunque noi. Targhe ovviamente personalizzata, verniciatura, ecco qua. Cioè abbiamo solamente il colore principale, quindi di che colore va fatta quest'auto? Non lo so, sarà abbastanza particolare il colore da scegliere, in quanto è solamente un colore principale. Quindi non puoi abbinarlo con un colore secondario, eccetto le ruote, che magari le fai di un colore diverso, ok? Ragazzi, vi dirò, per il momento proverei un rosso Torino e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Un colore di fondo carino... No, niente, nada proprio. Boh, sospensioni le mettiamo al massimo, trasmissioni pure al massimo, turbo lo mettiamo al massimo. Quest'auto non è piena di modifiche da quel che sto praticamente notando, ecco. Cosa che mi dispiace davvero un bel po', perché è un'auto che alla fine poteva starci, cioè con un bel po' di modifiche eccetera eccetera. Però a quanto pare le modifiche non sono il pezzo forte di quest'auto. E che fai, me lo chiedi pure? È ovvio che metto le carbon solar, ragazzi, dai. Così mettiamo la finitura lì rossa. Ok, perfetto. Design pneumatici anche no. Modifiche, siccome antiproiettile lo vogliamo. E il fumo lo mettiamo rosso a sto punto. Finestrini, bah. Mettiamo lì limousine. Ragazzi, abbiamo già finito con le modifiche. Quest'auto mi ha leggermente deluso dal punto di vista delle modifiche, ma va bene. Alla fine non è che mi aspettassi chissà che a livello di modifiche, per carità. Però
Non lo so, comunque sia mi aspettavo qualcosina in più, ecco. Però alla fine devo dire che ci sta. È un'auto abbastanza elegante. Poi noi l'abbiamo resa leggermente sportiva e aggressiva, il giusto. Andiamo a provarla. Ed eccoci qua, ragazzi, con la nostra Enus Cognoscenti Cabrio, bella che è modificata. Allora, a livello di modifiche, come già detto prima, non è che sia un granché, ecco. Però appunto ha il suo perché. Ha una linea abbastanza sportiva. Cioè, è carina, ragazzi, ci sta. Per quel che costa, poi si classifica come coupé. Non è che di coupé ce ne siano più di tanto su sto gioco, quindi sì. Poi la particolarità di quest'auto è che appunto è coupé, quindi può fare questo, ragazzi. Si smonta tutto, si apre. Ah, perfetto, guarda che meraviglia, diventa una coupé. Tanta ma tanta roba, forse è da rivedere quel neon azzurro oceano lì. Ascoltiamo il sound, raga, una volta modificato. Ci sta, ma non riesce a scoppiettare, quindi sì. Allora, trazione posteriore, da quel che ho potuto capire. In realtà sono parecchio indeciso su quest'auto, cioè non so se mi piace di più così, coupé, quindi senza tetto, col tetto tolto, oppure se in modalità classica. Cioè, raga, secondo me è bella in tutti e due i sensi, quindi sì, ci sta parecchio, ragazzi. Buttiamola sull'autostradina della velocità e vediamo come si comporta. Cioè, raga, comunque sia è una coupé. Credo sia la coupé più veloce di tutto il gioco. Già a vedere da come si comporta, guarda come tira marcia. Poi mi sembra avere un controllo ottimo. Cioè, raga, secondo me non è male quest'auto, eh. Assolutamente no. Per il prezzo che ha, potrebbe essere anche una di quelle auto buone per chi comunque sia ha appena cominciato GT Online e vuole un'auto veloce per muoversi all'interno della mappa che costi poco. Alla fine quest'auto con tutte le modifiche ci avrò speso un 300.000 netti, 320.000 giù di lì. Niente male, io direi di procedere con il test della frenata che avviene in 3, 2, 1 e let's go! E il tizio con la moto non l'abbiamo tirato sotto. Quindi direi altamente promossa. Come già detto prima è trazione posteriore. La tenuta adesso mi è sembrata veramente molto buona. Come anche il controllo, cioè guardate, tiene davvero ma davvero bene la strada. Anche il controllo dell'auto comunque sia non è niente male. Cioè è riuscito a fare diciamo un po' tutto, ecco. Sono curioso di vedere come se la cava con le curve ad alta velocità, ragazzi, eh. Perché secondo me potrebbe essere buona, ma tira dritto. Non lo so, come questa impressione. Mamma mia. Se non c'era l'auto poteva anche andar bene, vi dirò la verità. Guarda, 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 va bene, va bene. Va più che bene in realtà. Cioè, nel senso, secondo me non è male. Guarda come fa le curve, dai. Oh, raga, ci sta, anche con cassa a manetta lei va. Fa le belle curve. Beh, voto 10. Direi che ci sta. Curva bene. Decisamente, ma decisamente ottima. Adesso io direi di passare al test del drift per vedere un attimino come si comporta a livello di drift. Chi è che mi spara? Maledetti. Vediamo, è il test del drift. Occhio qua che secondo me non è niente male anche sotto questo punto di vista. Ma dai. Cioè, raga, non è che faccio schifo. Sì, magari qua sono finito dentro il cantiere e ok. Però, raga, io direi che ci sta. Cioè, guardate, è bella. Cioè, allora, è veloce nell'accelerazione. La velocità massima non è niente male. Si comporta bene nelle curve. Ha un'ottima trazione. La frenata è più che buona. Derapa anche bene, se volete derapare. Non costa neanche tanto. Eppure cabrio. Cioè, cosa volete di più, ragazzi? Guarda qui che roba. Per me, quest'auto è best buy. Ci sta tanta, ma tanta roba. Ve la consiglio. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo acquistato e modificato la Enus Cognoscenti Cabrio, che a mio avviso è un'auto molto bella da vedere. Poi anche a livello di prestazioni e di guidabilità, come abbiamo potuto vedere, è davvero ottima. Quindi ve la consiglio. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like. Se volete altri video di questo tipo, dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli GT Online. Ma soprattutto vi ricordo di controllare che like sia andato. Cliccate. Quindi se volete... Bella raga!